Nonostante il maltempo, si è celebrata domenica 14 maggio a San Possidonio la festa del patrono, una giornata ricca di appuntamenti, fra cui innanzitutto la messa, presieduta dal vescovo Erio Castellucci, coadiuvato dal parroco padre Sebastiano Gisobanga, alla presenza delle autorità civili, guidate dal vice sindaco Giulio Fregni e dall'assessore alla cultura Roberta Bulgarelli. Questa iniziativa è stata iniziata già molti anni fa, 1974, riporta la preghiera di Artemio Prati già allora, e diciamo che ha avuto alti e bassi. Diciamo che adesso dopo il Covid si spera di rianimare questa festa che è sempre stata una tradizione del nostro paese. Diciamo che anche il fatto che sia stata organizzata in modo sinodale insieme con tutta la parrocchia di Mirandola è sicuramente un buon stile, un buon esempio affinché tutta la parrocchia riesca a muoversi con questo stile, con questa, diciamo così, stile di collaborazione. Sotto l'altare era collocata l'urna con le ossa del santo, identificato dalla tradizione con Possidio, vescovo di Calama in Nordafrica, oggi Algeria, amico e biografo di Sant'Agostino. A fine liturgia, sul prima della benedizione, verrà letta insieme ai fedeli la preghiera scritta dal vescovo Artemio Prati proprio per celebrare e richiedere la protezione per le comunità di Mirandole e di San Possidonio, il santo patrono. L'amore, ha affermato Monsignor Castellucci durante l'omelia, non nasce solo dalla spontaneità del sentimento, ma va legato anche alla decisione, alla volontà di rimanere fedeli. Non è una visione fredda quella di Gesù, perché ci mette tutta la sua vita. Se infatti avessimo voluto amarci quando ce lo fossimo meritati, non sarebbe mai sceso sulla terra, non avrebbe mai condiviso le sofferenze e la morte. Al riguardo, ha aggiunto il vescovo, è interessante notare che le parole amore e comandamento sono pronunciate da Gesù quando Giuda è già uscito dal cenacolo per andare a tradire il maestro. È come se il Signore dicesse a se stesso: io non devo odiare o ripudiare Giuda, nemmeno in questo momento, perché ho deciso di amare. Dopo la celebrazione, Padre Sebastiano ha impartito la benedizione ai nuovi arredi urbani, all'ingresso principale del paese. I nuovi arredi o il rifacimento degli arredi di Piazza Andreoli, in particolare del viale davanti a quella che adesso è la Casa della Salute, voluta dall'amministrazione, in particolare dall'assessore alla cultura, è un bel esempio anche questo di collaborazione fattiva all'interno della comunità, perché sono state offerte dai falegnami, dagli artigiani locali, quindi tutti gli artigiani di San Possidonio che si sono impegnati col loro lavoro a rendere più bella la piazza. Infatti ogni panchina ha un suo significato simbolico, sono tutte dipinte in modo diverso. Tra queste la prima, in tempo proprio cronologicamente, che ha dato lo spunto a questa iniziativa è appunto la panchina della gentilezza che è stata realizzata la scorsa estate dai ragazzi frequentanti il Grest della parrocchia e altre panchine molto significative di cui mi hanno un minimo accennato, sono sicuramente una molto bella con l'arcobaleno, altre fiori, temi comunque naturalistici perché comunque il comune è molto impegnato anche nei temi ambientali di sostenibilità. E una in particolare con un riferimento alla musica, in quanto comunque è stata la patria di Milton Marelli, grande appassionato della musica lirica, che ha dato appunto via agli Amici della Musica come associazione di Mirandola.